Il combattimento sembra finito. Infatti dici sembra, non mi sa l'ansia. Allora, vabbè, immaginando che perquisiate poi per bene i cadaveri, in Ma realtà. io avviso Gianni che ci sia, che c'è una bella armatura lì dentro. Storia laser Ah, più ce un n'è nucleo di fusione. quella mi dispiace, ma non c'è più. Cosa? La pistola laser più uno, ve lo può dire Jack mentre si aggiusta il cappello con la sua pistola laser più uno. Io volevo il mitra, anzi, mi è andata proprio di culo. La tuta da lavoro è quella che già ho io, quindi se qualcuno di voi sa vuole prendere, si piglia un po' di punti ferita se gli possono servire. Non so che cosa indossano per vedere quello per farmi sembrare agile scattante. Non sai che cosa indossi, ma si spera indossi qualcosa. L'armatura del tipo di cui parlava Jack ovviamente non ce l'hai messa perché è una di quelle armature da Fallout che noi non possiamo usare, giusto? No, due armature che c'è. No, l'armatura. Il Mr. Handy ha le sue piastre corazzate, ma devi essere un robot per usarle, non le ho neanche considerate. No, siccome Jack mi ha avvisato di un'armatura che potrei usare io, Ah, quale sarebbero? l'armatura da predone pesante. Ah, ok. Non sapendo bene lei avesse, in tutto il caso, Non vada so che che. armature. Tu dovresti avere la competenza delle armature pesanti, ma non so se. Magari c'è qualcosa di meglio. Più che altro l'avevo scartata per mantenere il bonus alla destrezza all'armatura. Questa qua è quella che c'ha 772, giusto? Esatto. Sì, no, vabbè, non ne vale la pena avere un punto di riduzione in più per perdere. Se per voi non è un problema, uno dei due oggetti lo prenderei io. Armatura, dici? No, la droga. Sì. Ah, perdona pesante, sì. Più 7, più 5, più 0, destrezza massima 0, penalità meno 7. E tra l'altro velocità di 6 metri. Sì, no, beh, la velocità come quella mia è che si guadagnava solo un punto nella balistica, quindi non ne valeva la pena, quindi. Quello che ha di. Vabbè, ma non credo. Rispetto alla tua, questa è chiodata. Vabbè, per fare danni quando mi attaccano, tipo. Beh, faresti due danni in più se ricombatti a pugni. No, che c'è, devo combattere coi pugni per lo stile, mica verità. Qualcuno ha già preso la tuta da lavoro? No, io ce l'ho già proprio di mio. Nessuno. Oddio, i miei si chiamano in un modo diverso perché sono slot 5. Allora, se non serve a nessuno, quasi quasi la prendo, che prima o poi non vorrei prendere tanta buona, se amici. Ma i miei si chiamano stracci da selvaggio, ma che la tuta da lavoro occupava lo slot armatura per caso? Sì, ma avete un solo slot vestito, ma i stracci da selvaggio dovrebbero aumentare. Fammi vedere. Stracci da selvaggio danno più 2 alla forza. Ah, vabbè, allora io ho dato per scontato che tipo ce n'era una uguale che dava più al coso e li ho chiamati così. Vabbè, in realtà ho la tuta da lavoro, Vabbè, mettila così, quindi. il nome è una questione di skin, è un oggetto che costa 4.000 e dà più 2 a una Se caratteristica. nessuno lo vuole o l'avete già preso il fucile raffazzonato, che è quello che spara a 3, Sì. no? Direi che anche perché immagino che richieda un'azione di round completo. Sì, è Allora. un'arma a due mani, richiede un mitragliatore. Ma chi se lo sta prendendo? Io, se non lo vuole nessuno. Più che altro, Jack, tu già ti stai prendendo la pistola laser, così Sì, sprechiamo no. un'arma a bezzuzza, no? Ne ho 3.000 cazzo di armi, adesso prendo pure quello. La pistola laser, però se se la prende lui. Per me è meglio, sinceramente, prendere il fucile, perché con le pistole arrivo fino a 6 metri di range, poi dopo ho i malus per la distanza. Perciò è buono perché così almeno Non mi a ricordo, una diceva che certa con il laser. distanza riesco a fare del danno. Io, preso dalla tristezza per la morte di quella bellissima ragazza, mi bevo il mio whisky. No, Gianni, non ti devi No. battere così. Beh, volendo potresti bere il tuo whisky per festeggiare la morte di quella bellissima ragazza. Ecco, che già così. Quello è più l'uso appropriato. Va bene, quando siete pronti però possiamo andare. Tecnicamente stiamo aspettando il Don e la sua complicatissima gestione della scheda del personaggio. No, io se, la stavo sistemando, scusa, per me possiamo andare. Una Perché se cosa io sola, butto un occhio
fuori dalla finestra che c'è al nostro piano. E io speravo che nessuno se lo ricordasse. In realtà è una settimana che ci penso. E me lo stavo per dimenticare lo stesso. Ok, pensavo che inserire una gigantesca finestra fosse sufficiente. C'è un altro, in realtà è un vecchio pullman riadattato che è parcheggiato nel parcheggio dove siete entrati. Anche questo ha dipinto sopra con la vernice bianca il simbolo della testa di un insetto. Ok, allora ragazzi, la buona notizia è che potremmo rubare un mezzo per scappare da qua. La Brutta notizia. cattiva notizia è che probabilmente c'è qualcuno dentro da uccidere prima. Ah, vabbè, pensavo fosse una cosa molto più brutta. No, a meno che non ci uccidano loro. Ok, questo Se messo anche così è fosse ti sei brutto. fatto una bella scalzottata, non ti lamentare. Allora mi stai ubriacando. Sto giocando ai go-kart, Ah, ho capito. capito. E dall'altra parte invece c'era, se non mi ricordo male, Sì, si può scendere all'esterno sì, dall'altra c'è una parte. scala Tipo antincendio. la scala antincendio. Da quel lato si vede qualcosa? Da quella affacciandoti lì, no, si Ma vede la recinzione intorno e poi il paesaggio desertico che si perde a vista d'occhio. Nando ha visto solo l'autobus, non ha visto persone o No, nemici. non ha visto nessuno, ma la finestra è quello che Però se non mi ricordo male si passa sul tetto di questo edificio, giusto? E da lì è. dovremmo Esatto. poterci impicciare un po' meglio di quello che Stavo per pensarci anch'io. succede. E allora io direi che Don Lurido va su, butta un occhio, lo raccoglie e poi torna giù. Io Percezione. se vuoi ti do pure furtività per non essere sgamato, però penso sia un po' overkill. O Per c'è questo. qualcuno sul tetto e ti sgama in automatico, o avrebbe dei malus talmente gravi che non avrebbe senso tirare. Allora, percezione, ci abbiamo solo qui. Devo far lumine, 30. Con solo 30, a parte che ti accorgi del movimento dei satelliti in orbita, allora, nel parcheggio sicuramente non c'è nessuno, ma puoi arrivare a capire che no, non arrivi con un pulmino se devi portare solo 4 persone. Ok, quindi sono almeno 10. Probabilmente meno perché il retro, la parte terminale, diciamo gli ultimi 4 sedili del pullman, fondamentalmente il pullman è stato riadattato per contenere l'alcova di carica del Mister Handy. Ok, quindi posso stimare tra le 4 e le 8 persone più o meno? Sì. E non vedo altro. Il cadavere è stato spostato e gli sono stati, qualcuno si è ripreso i pantaloni da pescatore, ma l'avete già ammazzato quello. Io comunque un minuto lo aspetto, perché è capace che qualcuno sia andato a fangire, è andato in perlustrazione, qualcosa, io un minuto di base lo aspetto. Se poi non sento né vedo niente, torno giù e avviso gli altri. Ok, gli altri in questo minuto cosa fanno? Beh, gioco con le pistole. Io mi appoggio spalle al muro e arrivo tra le gesta e dico, ma quanto ci mette a tornare quell'urido? Io tengo bloccato l'ascensore funzionante in modo che non vada via da qua se qualcuno lo chiama. Sai che il don c'è sui tempi. Grazie per tirare prima Ok. l'entità di morte, giusto per metterci un po' di inquietudine. Sentite, mi era probabilmente Gianni che è quello più vicino alle scale, dei rumori venire da sotto. Beh, questo significa che stanno cercando di fare le persone normali entrando dalla porta e andando su e giù con ascensori e scale. Io ho un cavo da 10 metri e un lanciarampini rubato a uno di quei bastardi. Potremmo salire sul tetto, calarci giù, rubargli il pulmino e lasciarli qua a piedi. Don, quando saprà del piano, dirà sì, va bene. Ma quanti metri sono da scalare? 3, 6, 9. Il cavo è da Abbiamo le 10. scale d'emergenza dietro. Ma fanno rumore e probabilmente arriveremo sul lato sbagliato dell'edificio. Sì, ma qua dovremmo rompere la finestra, fa un rumore comunque. Che No, devi dal lanciare la finestra, tetto. ti cadi dal tetto. Ma comunque per andare sul tetto dovremmo andarci con le scale. Vero, anche quello. Beh, vabbè, se loro sono entrati e Scusate, il noi facciamo Don il non giro da c'è fuori. salito dalle scale quelle a sinistra, Master, no? Sì. Quindi non abbiamo bisogno di usare queste scale. Se è quello che volete fare, quello di provare a scalare per scendere, dovremmo poterlo fare senza che ci interrompano qui. Insomma, in tutti i casi, se loro sono dentro e noi facciamo il giro da fuori, dopo anche se decidiamo di aprire il fuoco,
apriamo il fuoco mentre ci avviamo verso il loro pulmino. Questa teoria ci dà un vantaggio. A meno che non ci sia il robot dentro al pulmino che loro attivano da dentro l'edificio, in quel caso lì il robot ci apre il culo in campo aperto mentre loro si difendono dalla posizione di vantaggio di stare dentro l'edificio. Sì, no, ma direi che siamo a maggioranza per Però, uscire. no, però non sono così pessimista. Sì, però dovremmo darci una mossa. Non penso che stiano lì tanto a raccontarsela. Ma se poi dimmi quando Andiamo a scendo. prendere il Don intanto. Qua lascio la vecchia Bezia a tenere aperta la porta dell'ascensore, così comunque perderanno tempo. Va bene, quindi io sento rumore, avviso gli altri di sto rumore e iniziamo a correre come delle femminucce verso le scale, giusto? Esatto. Ma perché correre? Direi che il vostro piano è una prova di scalare. Sentite, mi calo Allora. io per primo, faccio lo scout, visto che insomma, Vabbè, io assicuro il cavo d'acciaio. Chi è il praticamente più saliamo da schifoso? questa parte, giusto? Ah, Ma chi è il ma più se senti, io schifoso? dovrei sbloccare il revolver che si è inceppato l'altra volta. Lo faccio in automatico o lo fa qualche prova? Vabbè, considerando che hai avuto tutto il tempo di prendere 10 e anche di prendere 20 alla prova, quindi. Allora, io intanto mi calo, giusto, master? Cosa? L'ingresso era sul lato est dell'edificio? L'ingresso E era da sul questa lato est parte l'ingresso dove dell'edificio. c'è il mio personaggio. Allora, se la posizione del cartellone, che è il punto d'ancoraggio del cavo più facile, lo permette, io propongo di calarci dal lato nord o dal lato sud, giusto per non arrivare dritto davanti a una porta aperta con le guardie davanti. Mi sembra Ok. sensato. Allora, forza, chi è il primo? Posso Allora, andare? più 5 per la corda. Allora, intanto lo faccio, per sfidare. Lato nord o lato sud? Ah, abbiamo detto questo dove sto io in pratica, no? Ce n'è uno più comodo per correre al pulmino dopo? No, in realtà sono alla stessa distanza. Allora, Allora. nord ci piace. Ok, allora, tanto faccio io. Fondamentalmente una prova CD10. Io c'ho più 5 a scalare, più 5 di corna, la prossima volta, 17. Porca miseria, sono riuscito a fare 14 con un più 13. Ti dico solo che la tua Complimenti, prova è eh. talmente bassa che qua ha dato un punto interrogativo nell'interfaccia. Vabbè, quindi se non siamo in iniziativa adesso il piano è correre fucili spianati No, direttamente dentro no, no, il adesso il piano è che io vado a vedere come stiamo messi in caso di faccio il segno di correre come se non ci fosse un domani. Però siamo stati silenziosi. Non abbiamo tirato furtività scendendo dalla corda, quindi non più che Siamo dire. scesi come dei sassi proprio, dei sacchi Più che di altro è che patate. se è una gara contro il tempo per saltargli il pulmino, se giochiamo tipo di furtività, di sicuro ci raggiungo, no? Bisognerebbe anche capire se loro sanno il nostro piano, Senti, Master, io mi affaccio all'angolo, furtivamente. si affacci. Tra l'altro, per via di un problema di collimazione dei muri, a quanto pare vedi anche un pezzo dell'interno della stanza. Rende la Lo simulazione di Fallout molto più accurata. tiri enormi. Non hanno il Accorto adesso. modificatore di saggezza. Ok, Quanto sono saggi? fatti due domande. Non sono saggi. Bene, nessuno sembra venirti addosso, mettiamola così. Perfetto. Allora io mi approvvinco verso il pulmino. Io mi metto qua dall'angolo a coprirlo qualora qualcuno cominciasse a sparargli o a rimporverlo. Più o meno il pulmino dovrebbe stare da queste parti, giusto? Sì, O una oltre. trentina di caselle più in là. Che è un momento di Quindi. realizzazione quando tu vedi un predone attraverso la porta aperta e un Perfetto, predone vede proprio preciso come cosa. Very well. Qua spareggiate l'iniziativa. Ma dai, ma guarda che iniziativa di Allora, schifo. loro c'hanno il più 2, quindi uno ha fatto 14, 15, 16. Addio, donna, ti ho voluto bene. E l'altro ha il più 1 e quindi ha fatto 19, 1, 20. Molto bene. Allora, vabbè, Don Lurido potrebbe essere l'ultimo, ma tutti tirano iniziativa, poi ovviamente il round di sorpresa è solo tra Don Lurido e uno dei predoni. 22, quindi Gianni potenzialmente il primo. Quella. Allora, il primo è Gianni. Prima c'era un di sorpresa dei tipi, detto, no? Sì. Poi c'è Da me Jack, dei tipi. poi c'è uno di loro, poi c'è Nando, poi c'è Ryan,
altri dei loro e poi alla fine, giusto per grazie di aver partecipato, c'è il don. Però il round di sorpresa c'era solamente un predone, il don. Il predone, che non è uno sprovveduto, aveva già l'arma in mano e quindi saluta clamorosamente don. Purtroppo non può fare la raffica perché ha solo un'azione, ma può comunque sparargli al più 9. 13. Croccia 16. Tu sei colto alla sprovvista, lo stai calcolando che sei colto alla sprovvista? Quindi il donne si piega No, all'indietro c'è Matrix e ragione. scrive il colpo. No, no, aspettate, c'è ragione. C'ho 12 contro la sprovvista. Ah, cazzo. Eh sì, aia. Welcome in the ladro world. 5 danni balistici, grazie per aver provato la Predone Experience. Un danno. Fantastico. Adesso tocca al Don. Io corro verso l'angolo. No, quale angolo? Quello dove siamo noi? No. Beh, muoviti. Cioè, perché scusate, che cosa pensavate? Tu fai una cosa, Jack, non appena arriva, piglio lo spingi fuori dall'angolo. Sì, va a calcio. Non posso muovermi fino a qua. Perché se mi sono mosso con un turno là, posso Ma hai muovermi. mezzo turno, hai solo un movimento, non C'è hai il ragione. doppio movimento. Stavo qua, giusto? No, stavo qua. Nemmeno ci arrivo, Un po' ecco. più su. Questo. Allora, scusa. In tutto questo voi sentirei io che lancio imprecazioni. E io finisco il turno. Inizia il conteggio di round vero e proprio, il primo è Gianni. Va bene, io non curante del pericolo, tiro fuori il mio fucile e parto a correre verso il Don. Ok, e correndo si finisce il mio turno. Jack. Io imbraccerebbe il mitra e poi, dato che l'angolino è già occupato il nostro cecchino di fiducia, andrei più avanti, vediamo. Non dovrei poter fare altro. Come azione standard cambi Dipende da dove l'arma. ti puoi mettere. In pratica hai usato solo il tuo movimento così. Ma ha dovuto equipaggiare il Esatto. fucile. Un'arma a due mani sicuramente non ce l'aveva in mano mentre spava, mentre scalava. No, no. Oh, l'uomo che tutti stavano aspettando. Movimenti all'interno, ma mi sa che nessuno può tracciare linea di vista. E tocca a Nando. In realtà non volevo usare un'arma in questo round, visto che non ho ancora nessuno in vista. Quindi consumo un jet che mi dà più 4 alla destrezza per 4 minuti. Vediamo. E uno da qua Sì. vede Nando. Dal suo angolo in alto vede l'angolo in basso. No, vede Don. Questi siamo io e donne, questi Sì. qua. No, ma su di te non riesce a tracciare una linea di vista perché c'è l'angolo della porta di mezzo, però riesce a tracciare linea di vista sull'angolo di Io non ho copertura però grazie a Gianni, vero? Don. No, perché non attraversa la casella di Gianni. Gianni devi essere più Quindi grosso, capito? io mi c'ero andato a mettere davanti apposta per essere il tuo capo. Allarga le E braccia per inceppa il favore. fucile. Oh, vedi? Ok, sono riuscito a spaventarlo abbastanza da farlo Mio con Dio, c'era un altro! E allora tocca al Don. Gianni c'ha il fucile o l'arma da mischia equipaggiato attualmente? Ora, come ora c'è equipaggiato il fucile, però io alla fine ho estrazione rapida, se non mi devo muovere cambio senza problemi l'arma. Allora, io mi drogherei. Sì, ma Visto parliamo del così tuo farebbe personaggio adesso. e il mio personaggio si drogherebbe. Dopodiché estrarrebbe anche il coltello. Intanto ho finito le azioni, non posso neanche perché sparare attualmente sarebbe ridicolo. E dico a Gianni, se vuoi andare ti seguo. Puoi fare un passo da 1,5 metri e metterti dietro Gianni. Non hai fatto Vedi? altri movimenti nel round. No, non ho fatto. Ho usato due azioni di movimento, ma non ho fatto movimento. E adesso tocca a Gianni. Ok, a questo punto io rinfodero il fucile, estraggo la motosega e cammino quanto al muro. 1, 2, 3 e 4. Suppongo che adesso vedo il tipo, ma c'ho la motosega, quindi non lo posso E non lo puoi attaccare. sparare. Quando sarai di livello più alto potrai sparare motoseghe. Ma tocca a Jack che non può sparare motoseghe, ma può sparare un sacco di altra roba. Cioè, Boh, non vedo nessuno che fa. Io mi tecnicamente farei potresti allora. uscire dai limiti della mappa. Sì, potrei andare di qua. Okay. Se ti muovi due caselle sopra, vedi il tipo dietro l'angolo, se questa è la domanda.
Da lì puoi tracciare linea di vista sul tipo che ha sparato al don. Ma tanto è inutile, cioè, nel senso. Però c'ho davanti il don. Vabbè che c'ho il talento che non mi dà malus, però. No, c'hai davanti Gianni. C'ho un compromesso, mettiamoci qua. In teoria da qua. Sì, colpisco. Sì, perché il tuo angolo. Da entrambi i tuoi angoli di sotto vedi il suo angolo in alto a sinistra. Vabbè, anche la distanza giusta. Allora, tiro per colpire. Che io gli sto concedendo ciao tipo perché sono davanti. Gli stai dando il più 4 di copertura. Però tanto lui ha comunque il più 4 di copertura perché dietro il muro e modificatori simili non si sommano. Considerando la copertura, no. 12 va a 16. Ah, c'è un confronto, c'è un confronto scacchistico in atto. Qualcuno fa qualcosa e poi fa qualcos'altro. Ok, che noi non vediamo. Che voi non vedete e tocca a Nando.